Ma buon salve a tutti! L'altro giorno, navigando su internet, mi sono imbattuto in due test che faremo ovviamente quest'oggi. Il primo è il test del daltonismo, ovviamente per vedere se sono daltonico o meno, anche se ne dubito, però sempre meglio vedere tramite un test. E il secondo è il test dell'intelligenza, ovvero test del QI o IQ, come vogliamo chiamarlo. Prima di iniziare, se volete, potete lasciare un bellissimo like, iscriversi al canale e seguirmi su tutti i social possibili ed immaginabili, mi raccomando, trovate tutto in descrizione. Detto ciò, direi di iniziare col test del daltonismo. Sì, oggi avevo voglia di fare test, sinceramente. Scopri se sei daltonico. Il daltonismo consiste in una inabilità visiva nel percepire correttamente una o più classi di colori. Questo test può riuscire a individuare la presenza di possibili difetti della visione dei colori per l'asse rosso-verde. Importante, i risultati di questo test hanno solo carattere di curiosità e non rappresentano una reale diagnosi medica. Ma grazie al cazzo, eh. Prima domanda: che numero leggi nella figura? Beh, mi pare benissimo un 3. Un 3, questo mi pare sia un 3. Vai, prossimo. Che numero leggi nella figura? Allora, se non erro, dovrebbe essere un 97. Leggo palesemente un 97. Vediamo che numero è questo. Un 29. Beh, ovvio, non potrebbe essere un 70, nemmeno un 19. Vabbè, questo si vede palesemente che è un 57. Questo, sì, un 74. Questo, mo, che cacchio di numero posso leggere, mo, qua? Questo è più difficile. Allora, che cacchio devo vedere qua per vedere un numero? Che cacchio può essere, mo, tra 45, 9, 10, nessun numero? Bah, io non leggo nessun numero, in realtà. Bah, non mi pare nessun numero, sembra più un disegno strano. Bah, metto nessun numero. Vabbè, questo è un 28. Palese, palese, il 2 si vede proprio palese. Questo è un 42 e questo invece è un 35. Questo è un 73, credo. Potrebbe essere anche un 78, ma sì, mi pare più un 73. Ma vediamo il risultato, vediamo un po'. Hai un livello lieve, hai un lieve daltonismo. Attenzione, attenzione, un lieve daltonismo. Chi l'avrebbe mai detto? Non hai individuato correttamente tutti i numeri quando presenti. Ma li ho presi tutti i numeri. Ma li ho presi tutti. Ma mi sta pigliando per il culo sto sito. Ma mi sta pigliando per il culo. Come non posso aver individuato tutti i numeri presenti, dai. Vogliamo i risultati qua. Vogliamo vedere quali erano i numeri. Voglio vedere adesso dove ho sbagliato. Dove ho sbagliato. Vogliamo le prove. Vogliamo le prove. Potresti avere una visione non perfetta del canale rosso-verde. Ok. Ovviamente non è un test medico, quindi non prendiamolo sul serio. Meglio se andiamo a fare il test del QI qua. Misura il tuo quoziente intellettivo, rispondi a 5 quesiti e scopri il tuo livello di QI. Il quoziente intellettivo, o QI, IQ in inglese, è un punteggio assegnato sulla base di test standardizzati in grado di esprimere il livello di intelligenza di un soggetto. Ok, vabbè. Qui ci parla di tutta la storia del test del QI, come è nato, come non è nato. Sti cazzi. Se volete, andate voi a documentarvi. Ah, c'è anche quella multipla. Se volete, la possiamo fare in un prossimo video. Test delle sulle intelligenze multiple. Oggi faremo quello standard del QI. Domanda 1. Come continua questa serie di numeri? 3, 4, 6, 9, 13, 18. Allora. Tre, 24 e 24. Se io ho 9 mele, 4 le metto da parte, penso nel culo, e mangio tutte le altre tranne 2, a quante mele mi rimangono? Allora, se ne ho 9, 4 le metto da parte e ne mangio tutte le altre tranne 2, cioè, aspetta, non ho capito, io ho 9 mele, ne mangio 4 e sono 5. Però ne mangio tutte tranne 2. Se ne mangi tutte tranne 2, te ne mangono 6, è vero. Perché 4 le metti da parte, tranne 2. Ma io sono un genio! Io sono un genio! Riempi il settore vuoto della figura a sinistra con la figura corrente ABCD. Cosa ci potrebbe andare qua allora? Questo così, così, così. E beh, qua dovrebbe andare. Allora, se la sta qua, la B. Dovrebbe andare la B qua. Vediamo qui invece. Qua è più difficile. Cazzo, qua è più difficile. Vediamo un po' cosa potrebbe andare. Io direi la, o la B o la D. Però se ci penso,
anche la A potrebbe andare. 6.5 hours later. Io vado con la A. Io non sono molto ferrato in queste cose. Vado molto a senso, come si dice, molto a tatto. Quanti quadrati ci sono nell'immagine? Easy. Allora, primo quadrato grande. 22, 23. Vabbè, io ne vedo 23. One eternity later. Ah, ne vedo 23 io. Possibile. Ma mi stanno pigliando per il culo. Io ne vedo palesemente 23. E non c'è 23 tra le risposte. Beh, vado quello più vicino è 26, dai. Metto 26. Ragno sta a 4. Più 4 come cane più biscia sta. E che cazzo ne so io? Ma che cazzo di domande mi fanno? Ma che cazzo di domande sono queste? Ragno sta a 4 più 4 come cane più biscia sta. Che cacchio ne so? Chi è cane, chi è biscia, che numeri sono? È un po' strano. Quindi ragno 8, biscia dovrebbe stare a 4 più 0. Se intende le zampe, io vado molto a senso. Ma vediamo il risultato. Dimmi un numero alto. Oh! Un QI del 120. Attenzione, un QI di 120. Chi l'avrebbe mai detto? Sei molto intelligente. Ma grazie mille, onestamente. Se no, non starei qui. Grande, top test. Vediamo le soluzioni, vediamo cosa ho indovinato. La B, ho indovinato questa. Vabbè, quesito 2 era easy. Quesito qua era anche easy, il primo. Qui invece era la D. Spero abbia messo la D. Qua era 40. 40! Come cazzo fanno a vedere 40 quadrati qua? Come cazzo li vedete 40 quadrati? Mo' mi dovete spiegare. Dove li vedete 40 quadrati? Ah, 2 più... Cioè, cane più biscia è 2 più 2. Il ragno possiede 4 zampe per lato, per un totale di 8. Il cane ne possiede 2 da un lato e 2 dall'altro, per un totale di 4 zampe. La biscia non possiede zampe, quindi cane più biscia uguale 2 più 2. Ma vai a cagare! Ma vai a cagare! Che testa di me... Però dai, un QI di 120 non me lo leva nessuno. Che dire, signori? Questi sono i test di oggi. Questi sono i risultati dei test di oggi. E devo dire che mi sono abbastanza divertito. Se conoscete altri test, altri quiz del genere sull'intelligenza o test, diciamo, mentali, potete consigliarmelo nei commenti. E niente, se vi è piaciuto lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Vi ricordo anche di seguirmi su tutti i social, soprattutto sul canale Viola. E niente, ci si vede alla prossima.